esiste da sempre. Cioè, io quando ero piccolo, cazzo, Alex De Rosso era già il più bravo chitarrista di Padova. Parlando con altri musicisti, mi raccontavano di Alex che già lì passava i pomeriggi in garage a smontare, rimontare chitarre elettriche. Uno che arriva a suonare nel suo gruppo preferito, voglio dire, ragazzi. E erano proprio la fine degli anni 70, proprio per dirla, e quindi si cominciava a sentire musica che mi ha subito attirato: Supertramp, Toto, i Kiss. Io sono stato kissomane per anni. Tutto si è manifestato palesemente quando sono uscito ad avere i Kiss a Milano nel 1980, e lì proprio è stato un flash, perché è stato il mio primo vero concerto grande. Là forse è scattato qualcosa, io ascoltavo sta musica, poi andavo a nanna e guardavo sta balalaica. Un giorno l'ho presa in mano, ho cercato di far uscire dei suoni con scarsissimo successo. Sono riuscito a farmi comprare una chitarra elettrica con un distorsore terrificante che attaccavo sullo stereo, collegavo lo stereo di mio padre, che gli ho anche sfondato le casse, per cui tutte le cose. Tipo le scene di Back to the Future, è presente? Finisci il servizio militare, cosa appunto che ho fatto, è quello che mi è successo, e poi ti trovi un lavoro, lavori, metti su una famiglia e fai le cose che bisogna fare, perché è così che funziona, ok? Dopo 2 anni di lavoro, chiamiamolo convenzionale, ho pensato che a me piaceva suonare, piaceva stare nell'ambiente musicale, piaceva avere a che fare con la musica. E allora mi sono detto, bene, forse se devo prendermi il rischio di fare qualcosa, di provare a fare quello che mi piace, è meglio che lo faccia adesso. A un certo punto vai a casa e dici, no, sai che no, io non mi sento più di... Ah! E adesso? E invece poi devo dire, i miei genitori sono stati fantastici e hanno capito che per me era importante e che sarebbe stato giusto darmi la possibilità di fare. 3 anni di tempo, o combini qualcosa e riesci a mantenerti, o se no, ti togliamo il nostro appoggio. Tra ovviamente chiaramente milioni di difficoltà, però si faceva, perché la passione, la spinta interiore era talmente forte che, cioè, non ti fermavi davanti a nulla. Era suonare, era il miraggio di poter suonare, di fare quello che ti piaceva, insomma, e quindi si dava tutto, non c'era nessun pensiero, non era un'attività, capisci? Era proprio una cosa che ti nasce da dentro, la fai, il treno on off parte, ciao, non si ferma più. Quello è. Sono andato a Los Angeles tantissimi anni fa, la prima volta in vacanza, però già con l'intento di capire se riuscivo a mettere una zampetta qua, una qua e là. Quindi comunque ho conosciuto musicisti, io ho portato le mie proposte, all'epoca avevo fatto, c'erano le cassettine musicali con il nastrino che girava, e quindi ho fatto in modo di far conoscere quello che facevo. Però sai, dopo da lì a avere la possibilità di trasferirsi veramente a determinate condizioni, devo dire, è tutta un'altra storia, eh. Mia amica dell'epoca faceva giornalista inviata, che viveva a Los Angeles, e che mi mandava le news da Los Angeles ai giornali italiani, e lì mi ha detto, ma guarda, ci sono qua dei discografici, un americano e un giapponese, che lavorano per una grossa etichetta in Giappone,
perché non gli dai anche a loro il tuo materiale? E io ho detto, ma sì, ma tanto che le ne frega loro del materiale, cioè. Mandaci su le grafiche della copertina e ti pubblichiamo il CD in Giappone. Porca vacca, ho detto, non me l'aspettavo io sta roba qua, non sono pronto. Lontano dal poter affermare che ero entrato un po' nel giretto, perché comunque andavo una o due volte all'anno per due settimane, non è che puoi viverti tutto. La differenza sarebbe stata sicuramente più grande se avessi deciso di trasferirmi lì, perché lì comunque sei nel posto dove le cose succedono. Lui è sempre stato avanti, sempre stato avanti di almeno 10 anni rispetto a tutti, è sempre stato un punto di riferimento a Alex. E quando volevi sapere qualcosa su una chitarra, su un amplificatore, lui era sempre preparatissimo. Ma questo è Alex dall'Italia, sai, non fa dire questo, dai vieni qua, dai, dimmi cosa fai, ma allora suoni, hai un gruppo, hai fatto dischi, cioè, è tutto così naturale, semplice, ok? E quindi c'era già una piccola semina, no? Poi tutte le cose si sono unite come per magia e a un certo punto viene fuori che il mio caro amico Fabrizio Grossi, produttore a Los Angeles, mi lascia un messaggio in segreteria del cellulare. Conoscendomi, perché ero stato da lui in studio, a casa sua, ospite, e tutte queste belle cose qui, sapeva che uno dei miei gruppi preferiti erano i Dokken. Lascio un messaggio e dice: Ale, guarda, non ti sto prendendo per il culo, e c'è sta cosa, prendi su tutto il materiale, fa un UPS e mandala a questa persona. Lo chiamo, fa, ma non ho barale, tutto vero, tranquillo, ti vogliono capire cosa fai, chi sei, come lo fai, manda tutto. Io so che mi hanno chiamato e ho detto: guarda che domani devi venire qua con 4 chitarre, gli amplificatori, la pedaliera, i vestiti da scena, e devi essere pronto a venire con noi in America tra una settimana, per cui tu ti fai le 4 date che ci mancano del tour europeo. Se le cose vanno bene come noi pensiamo, dopo tu vieni in America con noi. Io ero preparato, ma un conto è essere preparato personalmente a casa tua sul divano, un altro conto è trovarsi da un giorno all'altro che vai sul palco e non hai fatto le prove. Ci siamo trovati nel tour bus a girare gli Stati Uniti a suonare con i Dokken, e a sto punto io ho detto: beh, ascolta, adesso fermatevi, fermiamoci un attimo qui. No, visto, ormai siamo in confidenza, ci conosciamo, mangiamo, beviamo insieme, suoniamo insieme già da un mese, ma chi mi spiega come mai con tutti i chitarristi che ci sono vi dovete rompere le palle a prendere uno che non conoscete, che comunque vale un decimo degli altri, e tutte queste cose qua? Loro hanno visto che ero puntuale, preciso, non rompevo le palle, mi comportavo in maniera super pulita, e si vedeva che ci tenevo molto, quindi non era come quando ti chiamano per fare un lavoro e tu lo fai perché sai che devi sbarcare il lunario. Era l'occasione della mia vita, loro hanno visto che questa cosa qui io la vivevo in maniera molto intensa e bene, forse differentemente da un professionista navigato. Da sopra il palco non è come te l'eri immaginata, è molto più di responsabilità, è molto più causa di tensione qualche volta, perché i
difficile andare sopra al palco che sei scioltissimo, magari con 10.000 persone davanti, e hai anche comunque le tue cose che pensi, che ti girano in testa il resto della tua vita, quindi non è semplice. Iniziare a pensare di trasferirsi. Non mi ricordo se avevo scritto 7-8 pezzi e ne avevano scelti 5, mi sembra, o 6. Quando c'è bisogno prendo l'aereo, sto qua. Quando non c'è più bisogno prendo l'aereo, torno a casa. Quindi io sono disposto a fare questa cosa comunque. Perché se c'è una prospettiva, ok, pensiamoci. Tante volte ho pensato, bene, mi trasferisco a Los Angeles. Una figata, ragazzi, non mi fermo più. Però, lì devi pensare che sei in un mondo dove tutto corre in un modo dove, del quale tu non sai correre. E lì sono tutti forti. Il livello è altissimo. La professionalità è alta. Non hai la loro cultura. Cioè non hanno la nostra mentalità che tu dove sei devi inchiodarti per terra e non puoi fare altro di quello che hai fatto sempre per tutta la vita. Cioè per cui probabilmente questa mia cultura più italiana che americana ha anche stata anche quella che mi ha detto Ale, meglio che stai qua, va là, fa piacere.